Ciao, ciao a tutti, come state? Io piano piano mi sto riprendendo, anche la voce mi sta tornando e spero che regga, giusto per girare questo video che non sarà lunghissimo, però di recente ho fatto un piccolo ordine presso questa bioprofumeria Tatia Bio Cosmesi Bijou Accessori Moda e Makeup, che appunto è sia un e-commerce, questo è il sito www.tatia.it, penso che si dica Tatia e non Tatia. Credo che sia così, ovviamente il link vi lascio sotto nel box informazioni, però è anche una bioprofumeria fisica, come potete vedere dall'indirizzo, e tra l'altro se siete in zona io vi consiglio di passare da lì perché ha veramente tanti tanti prodotti, a parte che ha anche accessori di moda che comunque rispecchiano la filosofia eco bio. C'è anche una pagina Facebook e Instagram se voi può interessare, o comunque vi lascio il link sotto. E non è la prima volta che acquisto da Antonella perché vabbè, a parte avere tanti prodotti, poi ogni tanto fa comunque diverse offerte. Ma comunque anche il servizio è buonissimo, infatti il pacco l'ho ricevuto in breve tempo, tutto ben imballato, tutto assicuro. Tra l'altro, nonostante le alte temperature, forse dipenda più dai corrieri, il pacco non mi è arrivato bollente, quindi i prodotti non erano bollenti come temevo, quindi fantastico. E un'altra cosa interessante, prima di mostrarvi cosa ho acquistato, di recente Antonella ha aperto un gruppo su Facebook, che è un gruppo chiuso, quindi eventualmente dovete chiedere, fare la richiesta di amicizia per essere accettati, che si chiama Biogruppettino di Tatia, chiacchiere, consigli, recensioni eco bio. Se riesco, anche di questo vi lascio il link sotto nel box informazioni, che è un gruppetto, insomma, appunto recente nato, quindi ancora piccolino, ma molto interessante, perché a parte scambiarsi varie informazioni sui cosmetici eco bio, le recensioni, c'è lei che mostra anche i prodotti del negozio, per esempio le novità appena arrivate, gli swatches, parla anche della sua esperienza con questo tipo di cosmetici, perché ovviamente lei proprio li usa anche nella sua vita quotidiana, e penso siano, ecco, tutte informazioni interessanti. E poi se ci sono dubbi o qualcosa che volete chiedere sui prodotti, potete chiedere anche a lei, anche perché appunto lei li utilizza. Allora, che cosa ho acquistato? Praticamente io, se tutto va bene, la prossima settimana andrei in Puglia dai miei genitori. L'occasione in realtà è il matrimonio di una delle mie cugine, e spero, anche qui se tutto va bene, di farmi almeno qualche giorno di mare, e visto le alte temperature e il bel mare che c'è in Puglia. Ovviamente però mi servivano proprio il solare, dei prodotti per l'estate, e quest'anno, mentre gli anni scorsi, soprattutto per venire incontro alle esigenze del mio compagno, ho utilizzato come solare, come protezione solare, quella di la BioArt, quest'anno volevo utilizzare e provare a usare qualcosa solo con filtri fisici e di una marca diversa, dell'Alga Maris, e visto che lei lo aveva in negozio, ho acquistato questo, che tra l'altro in questo periodo sta andando a Ruba, e ho deciso di prendere il latte solare con protezione 30, perché insomma sì, va bene. Poi io non sono una persona che, io non mi metto al sole ore e ore, ovviamente la protezione va messa, va rimessa più volte, mi raccomando, però ho puntato su questo, sul latte. Loro avevano anche lo spray, però ho pensato anche per il mio compagno che insomma chissà poi lo spray come lo utilizzerebbe, ho pensato a qualcosa che assomigliasse quasi a una crema, però fosse di facile spalmabilità, e spero che questo sia così e che non faccia scia bianca. Ho letto tante recensioni veramente positive sull'Alga Maris, che poi l'azienda è il laboratorio sede Biarritz. Vi faccio vedere la confezione, e quindi spero che vada bene non solo a me, ma anche a lui, che ha più esigenze particolari. Spero anche per la profumazione, la consistenza e tutto quanto. Questa è la confezione da 100 ml. Questo sarebbe, qua c'è scritto, ecco, viso e corpo. L'Alga Maris. Forse sentite passare i motorini, le macchine, non so, mi spiace, però fa troppo caldo, devo tenere le finestre aperte, scusatemi. Ha creato anche dei prodotti proprio più adatti anche al viso.
Però, siccome praticamente so che la mia estate, a parte le volte in cui andrò al mare in piscina, che spero di farlo perché insomma ho bisogno anch'io di svagarmi, il resto dell'estate io cioè lavorerò al chiuso, quindi non avrò bisogno di una protezione solare anche specifica solo per il viso. Quindi per ora ho preso solo un prodotto, perché poi insomma questi prodotti si rischia di non terminarli e vediamo se poi ne avrò bisogno, acquisterò altro. Una cosa che mi piace questa è che c'è scritto anche water resistant, e in effetti dalle recensioni ho letto, le persone che l'hanno recensito questo prodotto hanno detto che effettivamente andando, cioè dopo il bagno, si sentiva ancora il prodotto sulla pelle. Allora, ovviamente vi ripeto, se si stanno tante ore al mare, tante ore esposti al sole, comunque dopo un po' bisogna riapplicare il prodotto, però mi piace questa cosa, ecco, soprattutto per il mio compagno, che lui invece questa accortezza di riapplicarselo più volte il solare non lo fa, per quanto io cioè, lo costringa, ma purtroppo insomma ecco anche lui è un uomo e si fa quel che si può, quindi spero che effettivamente funzioni e qua dovrebbe proteggere insomma da raggi UVA e UVB, immagino. Vi faccio vedere la consistenza la prima volta che la apro, tanto poi la prossima settimana inizierò ad usarla. Così vediamo se effettivamente fa striscia bianca, quanto si assorbe. Allora, sembra molto leggera. Sicuramente penso che ne basterà. Ah, no, guardate. Wow. Cioè, non c'è nessuna scia bianca ed è già praticamente assorbita. Sì, fantastico. Penso che questa, sia a me, ma soprattutto al mio compagno, piacerà. Adesso vabbè, avevo pure le mani sudate perché ragazzi fa veramente caldissimo, mamma mia, siamo non a giugno, siamo ad agosto. Ah, va bene, bella, bellissima, sì, mi piace. Ok, sono contenta dell'acquisto. Ovviamente poi per la recensione sulla protezione, effettivamente l'effetto, il risultato. Allora, io sì, ho ancora il naso un po' tappato dal raffreddore, comunque sento una leggera profumazione di cocco che non mi dispiace per niente. Ok, diciamo che questa primissima impressione applicazione, guardate, la mano si è praticamente asciutta, è veramente veramente positiva. Ovviamente vi farò sapere, ecco, già la prossima settimana, come vi ho detto, la utilizzerò e vi farò sapere. Bene, bene, fantastico. Poi, siccome sono appunto bianca latte e vorrei avere, diciamo, già un po' di colorito, ho deciso di riprendere una lozione che, tra l'altro, ho provato un paio di anni fa, la lozione autobronzante, questa della BioArt, quella certificata ICEA. Di questo, scusate, ecco, non ce la faccio. Comunque, di questo io vi ho già fatto un video recensione che vi linko qui e anche sotto nel box informazione per farvelo rivedere, perché appunto è una lozione che io ho già provato come autobronzante, a me piace tantissimo, è liquido, è proprio come vedete acqua, e mi piace tantissimo perché insomma la volta che l'ho utilizzato, sia l'applicazione è facile, ovviamente bisogna fare attenzione ad applicarlo bene in tutte le parti del corpo. Quindi va messo con calma, come tutti un po' gli autoabbronzanti, no? Se voi nell'applicarle vi dimenticate una parte del corpo, quella parte del corpo non viene, diciamo, colorata. E questa dà un effetto, diciamo, di abbronzatura su di me leggera, però dà quel colorito piacevole, non finto, non crea l'arancio di alcuni autoabbronzanti. Quindi mi piace una volta e poi ecco, è anche naturale, quindi ancora meglio. Quindi ho deciso di prenderlo anche perché ecco, mi piacerebbe avere un po' di colorito sul viso ed evitare anche di mettere fondotinta o make-up perché fa troppo troppo caldo. Poi mi serviva una saponetta per le mani, tendenzialmente io le saponette solide le utilizzo in questo modo e ho deciso di provare questo, che per me, diciamo, la prima volta che acquisto uno dei saponi di Alchimilla, è quello lenitivo, ho scelto quello Tiglio e Mimosa. Queste sono a base, come vedete qua, di olio di cocco, l'olio di sesamo, poi c'è la camomilla, la malva, insomma, mi sembra molto, come inci mi piace.
Questa è la saponetta e vi farò sapere. Non penso che la userò sul viso, di solito non uso le saponette sul viso, sul corpo sì ogni tanto. Comunque vi dirò, se voi avete provato qualche sapone dell'Alchemilla fatemi sapere. E poi ecco qui, allora io ovviamente ho una wishlist lunghissima, volevo acquistare tante cose, però con l'idea di quest'estate comunque farmi alcuni giorni di vacanza. Dovevo pensare anche a risparmiare ed è stato difficile perché appunto come vi ho detto prima Tatia ha tantissime tantissime marche però volevo provare giusto anche per togliermi lo sfizio un prodotto adesso vanno molto di moda le maschere in tessuto ma la maggior parte di queste maschere in tessuto non hanno un buon inci però c'è questa maschera che è in tessuto però che ha invece un buon inci che è questa della linea Elidermina, una maschera viso bio alla bava di lumaca. Questa non ha solo la bava di lumaca, ma anche l'acido ialuronico e l'aloe vera. È indicata come idratante e rivitalizzante. C'è solo una maschera monouso, certificata AIAB, quindi ecco, vi faccio vedere anche l'inci, non è lunghissimo ed è insomma buono. Sì, c'è il fenoxetanol, dalle informazioni che ho io va anche bene. Ecco appunto l'ho preso per curiosità. Diciamo che le maschere monouso, sì, forse c'è un po' di spreco di prodotto, devo un po' studiarle bene da questo punto di vista. Poi ecco, usare un prodotto così solo una volta mi dispiace. Poi bisogna vedere perché in realtà ho sentito alcune persone che quando le maschere in tessuto sono veramente tanto tanto impregnate di prodotto le utilizzano più volte. Per utilizzarlo fino alla fine, quindi vedremo. Spero che vada bene anche per la mia pelle sensibile. Vi ripeto, ma adesso la mia pelle è un po' più così. Poi adesso col caldo, insomma, la sto tenendo a bada, però sicuramente devo utilizzare prodotti adatti alla pelle sensibile. Vi ho fatto a tal proposito un video che vi linko qua. Anche se tra un po' con questo caldo devo trovare qualche altro prodotto alternativo, però insomma in quel video potete trovare diverse informazioni se vi può interessare. Essendoci scritto idratante, rivitalizzante, insomma c'è anche l'aloe e l'acido ialuronico, penso possa essere adatta al mio tipo di pelle. Vi farò sapere se voi avete provato qualcosa di questa nuova linea alla bava di lumaca, fatemi sapere che insomma mi incuriosisce. Questo è stato il mio ordine, come vedete, insomma, pochissime cose essenziali. Antonella poi è stata gentilissima perché mi ha dato in omaggio questa candelina di Earth Home della linea Country Kitchen, che è una delle nuove linee utilizzate, uscite di recente. Questa è quella al pompelmo rosa e ribes nero. Questa è la candelina piccolina, ha una profumazione molto agrumata, sì, che ricorda un po' il pompelmo, un po' anche l'arancia, ma dei ghiaccioli proprio estivi, quindi dà proprio l'idea di estate. È stata veramente gentilissima e carinissima. E in più ho ricevuto diversi campioncini, questi, ecco, ve li faccio vedere così in velocità, la crema corpo ipnosi di Alchimilla e poi tanti prodotti di Madara e Mossa, che è un'azienda che sapete io piano piano, insomma, voglio analizzare un po' meglio. Ho diversi campioncini che penso mi porterò anche in vacanza, così avrò modo di utilizzarli un po' di più. Abbiamo questo che è un prodotto multiuso, può essere usato come maschera o come crema da notte, energizzante. Poi quest'altra maschera peeling, una crema da giorno anti-age, questo sì, o non so se anti-age, però insomma immagino sia particolarmente idratante, un'altra crema da giorno antiossidante, questi tutti di Mosse. Qua abbiamo Madara, tra cui la crema a giorno, questa la sto usando in full size, lo potete vedere nel video di cui vi ho parlato prima sulla mia skincare routine della pelle sensibile, mi sto trovando benissimo. Questo Cellular Serum Repair. Che mi incuriosisce molto anche perché con questo caldo penso che tra un po' metterò da parte le creme voglio utilizzare più dei sieri, però devono essere sieri adatti ecco, al mio tipo di pelle più sensibile, ecco, che ha bisogno anche di idratazione e questo contorno occhi.
di Matara. Bene, quindi tanti tanti campioncini. Bene, questo è stato il mio ordine. Il video deve essere breve, ma per me breve significa al minimo 15 minuti, lo sapete. Fatevi sapere così cosa ne pensate, se avete voi già avuto esperienza con i solari di Algamaris. Ecco, spero che comunque, insomma, un po' anche una chiacchierata così era per farla con voi, e spero di, prima di partire, di farvi qualche video in più, se ce la faccio, diciamo, voce, tempo e salute permettendo. Io vi saluto, vi auguro un lungo fine settimana, perché qua c'è il ponte per alcune persone almeno, e spero di avervi tenuto compagnia, e ci vediamo con un prossimo video. Ciao!